Buongiorno, buon lunedì e benvenuti a Bar Sport nella nostra consueta sede della Barlatteria di Vico della Speranza. Con noi ospite questa mattina Marco Liguori, direttore di Pianeta Genoa 1893.net. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Allora, una fine settimana finalmente sorridente per il Genoa, che torna alla vittoria battendo il Cagliari per 2-0 e soprattutto tornano a segnare gli attaccanti Niang e Falche dopo un periodo in cui il Genoa in avanti era un po' sterile. Soprattutto sottolineerei, si è svegliato Perotti, svegliandosi Perotti si è svegliata finalmente tutta la squadra, anche Gasperini l'avevamo visto dopo alla fine del primo tempo che era infuriato e aveva ragione a dare una bella striata alla squadra, e finalmente hanno capito come bisogna affrontare una pericolante. La Sampdoria invece impatta Milano 1-1 contro la formazione di Inzaghi, una partita che forse lascia un po' di amaro in bocca ai blu cerchiati, perché come stavano andando le cose dopo la magia di Eto'o che ha messo praticamente in porta Soriano, poi il pareggio del Milan e una Samp che però non ha avuto lo stesso carattere di sempre. Diciamo che è stata sfortunata la Sampdoria, ha avuto una grande sfortuna e però insomma stare in una posizione al sesto posto che non pregiudica assolutamente la partecipazione eventuale alle coppe. Benissimo, allora facciamo una carrellata tra i nostri ospiti. Ai due angoli abbiamo i nostri principi del foro, Antonio, tifoso rosso-blu, e Alessandro, tifoso blu-cerchiato. A voi affido il primo ping pong della mattina. Samp che pareggia a Milano, nota positiva e nota negativa dei blu-cerchiati ieri sera, Alessandro? Beh, sicuramente una nota positiva il gol Soriano, che personalmente è il giocatore che preferisco della Sampdoria, il suo forse presumo il più talentuoso centrocampista che abbiamo. La nota negativa è stata la sfortuna del gol di Duncan. Io al posto di Mihajlovic sinceramente avrei fatto continuare a giocare Soriano, perché avrei voluto osare un po' di più e cercare il secondo gol. Antonio, invece nel Genoa, le magie di Perotti, la concretezza di Niang, che finale di stagione prevedi per i rossoblù? Davvero, come comincia a rimbalzare dei social network, è possibile che il Genoa vada a recuperare la Sampdoria? Ciao a tutti. No, vincono loro, come si suol dire. Io ho visto un Genoa nel primo tempo che faceva piuttosto arrabbiare, come hai detto giustamente anche tu, con un Perotti che ha tenuto in piedi la squadra. Reputo che Niang però non sia un centravanti, non capisco perché credo ci sia tutta questa moda di giocare col falso 9 e anche Falche, ma però almeno nel secondo tempo abbiamo affondato con una squadra che non era affatto un muro insormontabile e abbiamo portato a casa un risultato. Adesso vediamo, ci fanno giocare, come mi sembra forse avete detto anche voi, ci fanno giocare contro il Parma dal momento in cui era più giù, nel momento in cui è più caricato e più gasato. Ringraziamo molto tutte le autorità sportive dell'universo. Vediamo cosa succede, non dopo la partita del Parma, ma dopo quella ancora dopo. Marco, il vecchio falco blu cerchiato, allora questa mattina cosa scrive la Gazzetta dello Sport sulla Sampdoria? Ma sì, scrive quello che ha già anticipato l'amico avvocato, che la Sampdoria poteva osare qualcosina di più. Infatti abbiamo spaventato il Milan, che dopo il gol subito è proprio scomparso per 10 minuti. E forse noi lì dovevamo dare la zampata finale per poterci portare a casa un risultato pieno. Ritengo che comunque questo non pregiudichi il cammino verso l'Europa League, perché ci sono ancora 7-8 partite e se continuiamo in questo modo credo che guadagneremo un posto sicuramente nelle coppe. Comunque Matteo, la stagione è fantastica. Gli occhi di ghiaccio del centro storico di Genova, Matteo, una Samp che forse ieri ha sprecato però un'opportunità, doveva portare a casa questi 3 punti, ma è stata una Sampdoria secondo te condizionata dalle voci dell'addio di Mihajlovic che sono rimbalzate in settimana intorno all'ambiente blu cerchiato? Ma io ti dico, tornando al discorso di prima, voglio dire, l'ultima volta che ho visto la Sampdoria andare a giocare così a Milano era forse nel 90, io mai, non me la ricordo la Sampdoria andare a giocare a Milano così, andare a chiedere tanto alla sua formazione. Per me hanno giocato alla grande, abbiamo preso 7 punti in 4 partite veramente difficili, perché Inter, Fiorentina, Roma, Milan, credo di non chiedere di più a questa Sampdoria, andata alla grande. Poi le voci di mercato su Mihajlovic, sappiamo tutti che quando uno è buono lo cercano tutti. Mihajlovic ora lo stanno cercando tutti perché è apprezzato da molti
da molti club, è giusto anche così, ci sta facendo fare cose che io veramente non ricordo di aver fatto, anche la cavalcata per la Champions, certo. Dico la verità, è stata più entusiasmante, sei arrivato dei livelli veramente alti, però questa è una cavalcata inaspettata, quindi benvenga e benvenga che ti cercano Mihajlovic, è un po' come quando ti cercano la ragazza, meno male, meno male, quando non te la cercano che è un casino. Ora, Marco, da una panchina all'altra, secondo te nel futuro tecnico del Genoa c'è ancora Giampiero Gasperini oppure sono vere le voci che parlano di un possibile divorzio tra Preziosi e Gasperini? Resterà sicuramente, no? Non vedo Gasperini al di fuori proprio del Genoa, proprio l'ambiente Genoa, lui sta bene e fin quando avrà un buon rapporto con il presidente Preziosi resterà qui, non c'è problema. È giusto così. Se posso dire una cosa da tifosi, la Sampdoria ha giocato bene, eccetera, certo. Ma Inzaghi non è un allenatore da Milan. Non certo. So chi ha sentito l'intervista dove ha detto abbiamo fatto una partitona, sì, abbiamo giocato benissimo, non posso chiedere di più ai miei giocatori. Se fossi la dirigenza del Milan gli direi adesso dimettiti. Non avevo un'idea. Ovviamente per difendere la panchina. Quello è stato casuale. Non ha per niente una brutta rosa, secondo me non è sì, vero. Palla alla finta, no, gliel'hai fatto bene. Ha una difesa, trovo che sia la difesa. Sia la ragazzi, una alla volta perché sennò i nostri ascoltatori non ci riescono a seguire. Siamo però in chiusura, il tempo vola con voi. Allora chiediamo a Marco Liguori di farci vedere la homepage del sito pianetagenua1893.net che tra l'altro in questo momento si è spento, attenzione, ecco, riprendiamola. Zoomata su Pianeta Genua, Marco, che cosa ci racconterete da qui a mercoledì quando il Genua tornerà in campo? Vedremo un po', abbiamo oggi le solite rubriche di opinioni e vedremo, diciamo, un po' di capire anche il Parma che tipo di avversario è, che tipo di gioco, come affronterà il Genoa mercoledì prossimo. Io mi auguro onestamente, cioè ho capito che il Parma purtroppo, come dicevamo prima, ha un altro tipo, cioè abbiamo un altro Parma, siamo in un'altra situazione e come se fosse stato, ecco, l'avesse incontrato la Sampdoria in questo momento, il Napoli o qualunque altra squadra. A mio modo di vedere questo non è un torneo in questo modo. L'anno prossimo ci compriamo Messi e Ronaldo, facciamo 300 milioni di debiti, poi certo. Facciamo finire il campionato anche al Genoa. O alla Sampdoria, come certo. Sampdoria, certo. Benissimo, vi ringraziamo, fatevi un applauso, grazie per essere stati con noi. Vlog Caffè torna lunedì prossimo. Buona giornata a tutti agli amici di Liguria Talk, grazie.